Ciao ragazzuoli, sono Brodquel e quest'oggi ho intenzione di parlarvi di Biocombat Beast Wars Transmetal Cheetor, come potete vedere dal nome sul colletto. Ora, Transmetal è stata la seconda fase dell'evoluzione dei Beast Wars, passando da creature organiche, come il buon Dinobot sempre qua sullo sfondo, a animali puramente robotizzati, fino ad arrivare poi al Transmetal 2 con animali tecnorganici. Ora, Cheetor, in Italia anche noto come Ghepard, come lascia intuire il nome, ha la forma animale di un ghepardo, anche se qualcosa ci sarebbe da ridire perché questa conformazione è più da felino classico, più da leone o da puma che di ghepardo, che invece ha una silhouette molto più slanciata. Diciamo subito che i colori mi piacciono molto, il grigio metallizzato e l'oro cromato hanno una bellissima fonte di contrasto in questo blu turchese, diciamo, vagamente metallizzato, non è cromato come l'oro, comunque si hanno fatto in modo di dargli una sfumatura metallica, diciamo. Già in questa forma la posibilità è piuttosto buona. Le zampe comunque hanno tre punti di articolazione, contando anche la spalla. Le zampe posteriori ne hanno una in più, visto che comunque c'è la classica giuntura da animale, da camminata digitigrada. La coda è rigida, la testa è rigida, ha un po' di gioco su e giù, diciamo, per motivi di trasformazione. E comunque è una forma animale, secondo me, molto bella, molto lineare. Se lo andassimo a paragonare al Cheetor originale, lo vedremmo molto più gonfio, bloccoso, diciamo, e non renderebbe minimamente bene quanto questa forma animale. Per cui devo dirmi già qua molto molto soddisfatto. Ora, come tutti i Transmetal, questo Transformer ha una, come dire, una forma veicolo, diciamo, insomma, in questa serie tutti i Transformer potevano passare da una forma puramente animale ad avere una parte del corpo che gli consentiva una forma di movimento più conforme a una macchina, a un veicolo. In questo caso, ve lo faccio vedere tanto, si aprono i fianchi, si estraggono queste turbine e poi io ho il ditone, per cui faccio un po' di fatica, però si spinge, Madonna la fatica, si spinge fuori questo dandogli ancora di più l'aspetto di un razzo. Dopodiché ovviamente lo posizionate come volete, diciamo la classica posa di volo, la classica posa di volo alla Superman, e volendo possiamo anche staccare la coda e girarla per dargli questa specie di pinna o alettone, che dir si voglia. Quindi sì, abbiamo un ghepardo pantera volante con i fianchi aperti e una pinna sul sedere. Ok, diciamo che questa forma veicolare non è propriamente eccelsa, però cosa volete farci? Sì, non è un colpo da maestro. Rimettiamo un po' in ordine le cose. Come vedete è molto molto facile. Ecco, un'altra cosa che apprezzo, devo dire, è questa piccola aggiunta nel gomito per dare l'idea che continui a esserci una continuità nell'arto. Non si piega semplicemente qua all'articolazione facendo un grosso vuoto e
facendo sembrare l'arto, diciamo, più giocattoloso di quello che non dovrebbe. L'aggiunta di questo pezzo di plastica dà l'idea che ci sia un ingranaggio che regola l'articolazione. E questo lo so che è una piccolezza, ma è un dettaglio che io gradisco veramente, veramente tanto. Ora, abbiamo visto la forma animale, abbiamo visto la forma veicolo, guardiamo la forma robot. Ed eccoci qua. Regoliamo un attimo. Intanto nei commenti ditemi cosa ne pensate del fatto che io possa usare questa luce o se preferite l'illuminazione naturale. Purtroppo non ho delle gran lampade, faccio con quello che ho, quindi sappiatemi dire se preferite oppure no. Intanto faccio dei tentativi per minimizzare un po' il riflesso, ma va bene. Ora, ecco Cheetor in forma robot e devo dire mi piace molto. È una forma che al di fuori del backpack, purtroppo, è molto lineare, non ci sono pezzi extra ingombranti. Comunque le gambe sono molto molto organiche nell'aspetto e così anche le braccia. Il petto addirittura ha i muscoli pettorali, quindi proprio la scultura del volto è fantastica secondo me. Devo dire, ora, Cheetor non è mai stato il mio personaggio preferito, però devo dire che questo giocattolo è fenomenale. Vorrei farvi notare una cosa che mi ha sempre fatto sorridere della serie Transmetal. Come vi ho mostrato prima, la parte della forma animale è puramente meccanica, ok? È tutto metallo, tutto quanto. La forma robot è follemente organica. Questo mi è sempre piaciuto. C'è una dicotomia fra le due cose che è fenomenale, secondo me. La forma animale, che in origine doveva essere quella organica, è robotica. La forma robotica è organica. C'è una totale inversione delle parti rispetto ai primi Beast Wars. Cioè, vedete, l'interno delle cosce è muscolo ed è maculato come se fossero rimasugli di quando aveva una forma di ghepardo normale. Così come nelle mani, i pettorali, appunto, come ho già detto, sono veri e propri muscoli con tanto di scultura di pelliccia. Nelle braccia, anche se non sono dipinte, c'è la scultura dei muscoli. È fantastico, è fantastico. Devo dire, è un dettaglio che mi è sempre piaciuto. Come arma impugna la coda come fosse una frusta con un uncino, non so perché, ma va bene. E anche qui l'articolazione è davvero buona, davvero contando soprattutto che nella Beast Wars l'articolazione più usata era il giunto a sfera, ci troviamo davvero con un ottimo grado di articolazione. A parte nelle ginocchia, che comunque è sempre un giunto normale. Abbiamo comunque anche la testa che è molto flessibile, può ruotare, si può inclinare per motivi di trasformazione, ma comunque aiuta nella posibilità, quindi addirittura può muovere la vita. Quindi questo secondo me è un ottimo robot anche da esporre, perché davvero comunque lo potete posizionare come volete, che comunque sia, anche se ha tutto questo backpack, ha degli ottimi tacchi che lo aiutano a mantenersi in piedi. Davvero, da piccolo non impazzivo per la serie Transmetal perché mi piaceva più il concetto dell'animale organico. Però più è passato il tempo, più mi sono trovato ad apprezzarli, e Cheetor devo dire che ha rivestito un ruolo fondamentale in questo mio cambiamento d'opinione. Tirando le somme, penso che Cheetor Transmetal possa fare parte della vostra collezione? Io penso di sì. Io penso davvero che possa far parte della vostra collezione perché è davvero, davvero ottimo. La trasformazione è semplice, ma molto efficace, andando addirittura a dare una,
diciamo un'innovazione sul classico schema, il cosiddetto proprio trasformazione Cheetor. La forma animale è molto bella, la forma robot è molto molto bella, la possibilità è ottima, si può esporre come vi pare, torna a ripetere. Quindi davvero penso che possa benissimo fare parte di qualunque collezione. Addirittura, se vi volete dare alla customizzazione, per dire, è un po' come i collezionisti di Gundam, non so se avete mai visto che con gli inchiostri e i pennini vanno a rifinire le linee di giuntura per evidenziare le articolazioni. Questo è un giocattolo con un ottimo livello di scultura, quindi anche lì, customizzazione, potete andarci giù pesanti quanto volete e vi assicuro ne rimarrete soddisfatti. Come sempre potete cercare Cheetor su tfsource.com o bigbadtoystore.com. Detto questo, ragazzuoli, vi saluto!